emozionata e cosa con... ho scritto due parole che dove vi ringrazio con tutto il mio cuore. Carissime amiche, cari amici, Gabriella, la monella, faticando, ha provato. Tutti voi le avete gridato. Sì, sì, ciclamini, margheritine, stelle di Natale, dedicando ore e ore a questa Iola multicolore, tocca a lei adesso ringraziarvi con tutto il suo cuore. Brava, 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 brava. Gabriella, la mamma che dobbiamo ringraziare te.
Se comandasse lo zampognaro che scende per il viale, sai cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro e d'argento. Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai cosa direbbe con la voce che cinguetta? Voglio che ogni bambino ritrovi, quando il lume sarà acceso, tutti i doni sognati, più uno, per buon peso. Se comandasse il pastore dal presepe di cartone, sai che legge farebbe firmandola col lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso, il bianco, il moro, il giallino. Sapete che cosa vi dico io che non comando niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente. Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno. E il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Carissimi soci, carissimi amici, buon Natale. Vi giunga il mio più affettuoso augurio, quello del vicepresidente, quello del presidente onorario e del direttivo tutti, unitamente ai numerosi collaboratori dell'Accademia del Tempo Libero. Avevamo sperato di poterci incontrare, di aprire la sede sia pure per un'ora per salutarci, augurarci buon Natale, ma non è possibile. Lo sapete bene, il momento è difficile e dobbiamo osservare le regole. Voi siete stati tutti quanti un esempio straordinario di cittadini osservanti delle regole, osservanti delle disposizioni del comitato tecnico, e dobbiamo ancora continuare perché per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari. La festa di Natale è ormai vicina e io voglio mandare gli auguri in modo speciale a chi quel giorno sarà da solo ai soci che, pur avendo i figli, questi non li possono raggiungere per i motivi che tutti conosciamo. Coraggio, io sono sicura che ci vedremo presto e faremo sicuramente una bella grande festa. Buon Natale ancora! Vi penso tutti. E vi porto nel cuore. Buon Natale e a presto.